Salve, benvenuti a questo piccolo tutorial dove vi spiegherò come ricreare questo logo che ho trovato in Pinterest. Allora, innanzitutto apriamo la finestra dei livelli perché ce ne serviranno diversi. Scostiamo un po' il logo da quella che è la nostra pagina di riferimento. Con la pressione sulla rotella del mouse e il trascinamento su una parte vuota dello schermo, noi praticamente trasciniamo l'area di lavoro dove vogliamo, dove ci serve. Deselezioniamo cliccando su un'area vuota quello che era invece selezionato il logo e blocchiamo il livello. A questo punto noi non possiamo più cliccare su questa figura. Figura che è composta da uno sfondo, un testo e la figura vera e propria. E suggerirei di fare esattamente questi tre livelli, tre layer. Sfondo, un altro che è il logo, nel senso della scritta, logo, testo, e un altro che è il disegno vero e proprio, quindi chiamiamolo cubo, perché questi quadrati formano un cubo. La mia interfaccia è in inglese, un po' perché voglio mantenere un po' la possibilità anche per chi non è italiano di capire eventualmente il mio tutorial, e anche perché tutto sommato, a parte qualcosa nelle estensioni, non si perde niente nella chiarezza delle istruzioni, perché tutte le voci sono messe non in ordine alfabetico ma in ordine funzionale, per cui in inglese come in italiano, se io vado a cercare l'istruzione per trasformare l'oggetto in tracciato, sarà sempre la prima di questo menu Path Tracciati. Allora, andiamo a creare quindi per prima cosa lo sfondo. Lo sfondo è un rettangolo nero e quindi noi dobbiamo agganciarlo ai bordi di questa pagina. Attiviamo la barra degli agganci. Attiviamo la pagina, quindi su cui vogliamo agganciare, e attiviamo questo, è già attivato in questo caso, Snaps to Curves Node Included Rectangle Corners. Significa che praticamente si agganciano gli angoli dei rettangoli alla pagina. E vediamo come funziona. Clicchiamo la pagina, eccolo qua, Handle to Page Corner, quindi ci segnala che è avvenuto l'aggancio, clicchiamo e trasciniamo fino qui. E mettiamo il colore che ci interessa, nero, cliccando sull'apposita casellina di colore. Togliamo il contorno bordato di giallo con maiuscolo e clic su questa casella ed ecco che praticamente noi abbiamo creato il nostro sfondo. Quindi chiudiamo, blocchiamo e chiudiamo la visualizzazione di questo livello che per il momento non ci interessa. Non ci interessa al momento scrivere anche nemmeno sul logo testo, andiamo subito sulla formazione di questi cubi. Allora, e ci serve quindi di creare un piccolo quadrato, sarà il quadrato che noi cloneremo per fare questa serie di matrici, sono 7x7. Con CTRL e la rotellina aumento un po' la visualizzazione e analizziamo meglio in dettaglio. Sono, come ho detto, una matrice 7x7. Io ho provato inizialmente a fare questo lato, il lato destro, ma la deformazione successiva non mi dava un risultato soddisfacente, per cui ho invece optato per fare la parte superiore del cubo, che non ha necessità di una grossa deformazione, ma una più semplice scalatura. Allora, diamo un colore a questo quadrato con il gradiente, eccolo qua. Il nostro gradiente, mettiamo nel nodo selezionato un giallo scuro e invece nel nodo non selezionato, che selezioniamo ora, un giallo un pochino più chiaro per dare un riflesso, diciamo, dorato. Con il tasto barra spaziatrice usciamo dallo strumento gradiente ma manteniamo selezionato il quadrato e mettiamo il nostro bordo. Per mettere il bordo possiamo scegliere, diciamo, il colore innanzitutto, potrebbe essere questo giallo, e clicchiamo con il tasto maiuscolo selezionato. Abbiamo un bordo di 1,50 mm, può essere soddisfacente, tanto eventualmente scaleremo tutto dopo. Adesso dobbiamo creare
i cloni. Innanzitutto togliamo tutto ciò che non ci serve, anche l'aggancio, suggerisco di utilizzarlo solo quando effettivamente lo dovete adoperare, perché se no può darvi fastidio in fase di costruzione dell'oggetto. Clicchiamo e portiamo qui il nostro originale, che verrà adesso clonato con l'istruzione Edit, Clone, Crea cloni in serie, e clicchiamo. Sempre buona norma premere Reset per azzerare tutte le impostazioni che sono state precedentemente date in un utilizzo l'utilizzo precedente dei cloni, perché purtroppo rimangono in memoria, per cui le resettiamo e adesso abbiamo una pagina bianca su cui scrivere. Abbiamo detto la matrice 7 righe per 7 colonne, la simmetria è la P1, transizione semplice, significa che questa figura viene ripetuta per righe e per colonne senza nessun altro tipo di modifica, semplicemente viene spostata. Di quanto viene spostata? Questo shift, spostamento, è sia in X sia in Y e sia per colonne che per righe che per colonne. A noi ci interessa che ogni riga venga spostato del 20% su ogni riga per ciascuna colonna, quindi qui mettiamo il 20%, e lo shift in Y invece avvenga per ogni colonna, ogni cambio di riga, a ogni cambio di riga ci sia uno shift Y del 20%. Che cosa è riferito? A che cosa è riferito questo 20%? Alla dimensione dell'oggetto. Se questo fosse 100, verrebbe spostato di 20. Scalatura. Anche questo è importante, perché gli oggetti, come vedete, sono scalati mano a mano che si va verso l'infinito, praticamente. Bene. E noi decidiamo di scalarli del 10% in X e in Y per ogni oggetto prodotto. Quindi mettiamo qui meno 10, e anche qui meno 10 e meno 10. Dopodiché creiamo il nostro oggetto. Chiudiamo, chiudiamo la nostra finestra e vediamo che il risultato è quello atteso. Abbiamo il nostro originale selezionato e a questo punto dobbiamo aprire la finestra delle preferenze per vedere una cosa sui cloni. Allora, innanzitutto, che succede quando l'originale è cancellato? I cloni possono essere sia sganciati dall'originale, quindi diventare oggetti a sé stanti, oppure essere a loro volta cancellati. Ci interessa la prima opzione. Invece, ci interessa anche questa serie di opzioni per quanto riguarda il movimento, perché avremo bisogno in seguito. Dobbiamo attivare questa voce, Move according to transform, muovere in accordo alle trasformazioni. Significa che praticamente secondo la direttrice in cui muovo l'originale si muove anche il clone sulla medesima direttrice. Attenzione, non voglio parlare di direzione in questo caso, ma di direttrice di spostamento. Adesso vediamo un attimino di cosa si tratta. L'originale è quindi adesso da cancellare con il tasto Delete. Cancelliamo anche queste tre forme che sono tutto sommato in più, perché qui non le abbiamo, e abbiamo questa forma. Con Command G o Control G a seconda del sistema che avete, avevo erroneamente premuto B e quindi ho attivato le barre di movimento laterale. Adesso l'oggetto è un gruppo e ho trovato appunto più semplice creare questa parte anziché creare i fianchi. Quindi clicco una seconda volta e con il tasto Ctrl premuto vado a ruotare questo oggetto del 90%, come è mostrato sulla barra in fondo alla finestra. Pardon, del 135% in questo caso. Allora, adesso voglio schiacciare questa figura in modo da dargli questa forma simil prospettica. Vado allora qui, metto percentuale, la mia variazione sarà percentuale, non appare perché qualche volta
ancora il Inkscape 1.0 ha dei comportamenti strani, e fisso il dimensionamento qui dell'altezza del mio oggetto al 50%. Eccolo qua. Ho fatto praticamente il tetto dell'oggetto. Adesso dobbiamo creare i fianchi, però dobbiamo fare un'altra cosa, mettere delle guide in modo da avere un punto di riferimento su cui ruotare. Attiviamo l'aggancio, attiviamo le guide e togliamo ciò che non ci interessa, manteniamo l'aggancio sui vertici. Quindi clicchiamo sul righello e trasciniamo una guida orizzontale, facciamo in modo che, ecco qua, si agganci all'angolo. Clicchiamo anche sul righello orizzontale e mettiamo una guida più o meno qui, perché come vedete non sono i tre vertici attaccati, c'è un certo spazio che praticamente è questo. Adesso dobbiamo spostare il punto di rotazione, perché dovrà essere questo il punto pivot di rotazione. Noi clicchiamo una seconda volta, prendiamo la crocettina che è il punto di trasformazione, altrimenti detto punto di rotazione, e lo dobbiamo portare qui. Per fare questo in modo preciso dobbiamo attivare l'aggancio anche del punto di rotazione. Una volta attivato clicchiamo e trasciniamo e siamo sicuri che si aggancerà precisamente all'incrocio delle guide. Adesso dobbiamo creare i fianchi e li creiamo con dei cloni di questa figura. E qui entra in gioco quel discorso sul movimento, sullo spostamento dell'originale e quello dei cloni. Intanto con Alt-D creo il clone. E dopodiché sempre col Ctrl premuto lo ruoto. Ed ecco che ruota non attorno al vertice della figura, ma attorno a quel punto pivot che noi abbiamo creato. Facciamo lo stesso anche per l'altro lato, ancora Alt-D. Clicchiamo una seconda volta e lo ruotiamo anche qui di 120 gradi. Allora, dov'è qui la differenza? Abbiamo visto che ci potevano essere due tipi di movimento, il movimento in parallelo o il movimento in accordo con la trasformazione. Si vede qui la differenza. Se fosse stato il movimento in parallelo, se io portassi giù questa prima figura, l'originale, anche questi andrebbero in giù. Invece, in questo caso, utilizzando il movimento secondo la trasformazione, io se porto questo giù, questi si avvicineranno, seguiranno, ecco qui, la direttrice del movimento rispetto al loro asse originario. Vediamo un attimo, siccome qui il gap è troppo ampio, io clicco qui e con le frecce porto giù l'originale e anche i cloni quindi si avvicinano, perché la direttrice è sempre questa del movimento. Ancora un paio di avvicinamenti e questo può andare bene. A questo punto selezioniamo il tutto con Shift Alt D, sblocchiamo i cloni, non sono più cloni ma diventano dei gruppi normali, e con Ctrl G o Command G creiamo appunto il nostro cubo. A questo punto chiudiamo la barra degli snap, degli agganci, richiamiamo la finestra dei layer, dei livelli, apriamo quella dello sfondo, il nostro cubo è ancora il layer attivo, clicchiamo con Shift e Ctrl attivati, clicchiamo, trasciniamo per scalare convenientemente, lo mettiamo qui, più o meno qui, vogliamo essere precisi, vogliamo quindi fare in modo che si agganci, ecco qua, corner white white intersection, possiamo andare ancora più su, mettiamolo qui, è un po' troppo su, vabbè, la posizione ognuno la può determinare come vuole, diciamo che il nostro cubo è posizionato correttamente. Mettiamo il logo del testo, il nostro carattere lo scriviamo qui, scriviamo al logo testo, scriviamo logo,
lo ingrandiamo a nostro piacimento, gli diamo il colore, anzi innanzitutto cambiamo il font a questo punto, il font che è un Neuropol, ok, gli diamo una sfumatura, lo stesso gradiente che avevamo già fatto, quindi col fill gradient è questo che abbiamo utilizzato, orientiamo l'andamento del gradiente in modo che lo scuro stia in basso, il chiaro stia un pochino in alto, più o meno così. Lo stesso facciamo per lo stroke, cioè il contorno. Anche il contorno applichiamo un gradiente, in questo caso la barra del gradiente del contorno è rossa, e facciamo un po' il contrario. Se si aggancia basta premere Shift e cliccare, e in questo caso, eccolo qua, invertiamo un pochino, rimpiccioliamo anche il contorno. Allora, vediamo un po', con 1, eccolo qua, sì, abbiamo rimpicciolito un po' il contorno, e lo mettiamo qui. Rimpiccioliamo ulteriormente per dargli una proporzionalità, e a questo punto chiudiamo e abbiamo creato il nostro logo. È tutto per il momento. Se volete avere ulteriori informazioni su Inkscape, suggerisco la mia guida che è su Amazon, Inkscapire, che vi spiegherà tutte le voci dei menu, delle estensioni e degli strumenti del nostro programma di grafica preferito. Grazie per l'attenzione.